Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ancora una volta, ancora un'altra settimana, ancora un'altra serata su Twitch con il Salotto Letterario e con un nuovo ospite anche stasera. Allora, prima di iniziare, intanto controllo che vada tutto ok perché dobbiamo controllare che siamo correttamente in onda. Mi pare di sì, esattamente. E allora intanto buonasera a tutti dal Salotto Letterario di The Digital Moon, da Yuri Valdaci e da... Maria Cantarutti, buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera Maria, allora tutto a posto da te? Piove, nevica, cataclismi? No, No, niente. no, oggi c'era un bel sole, si stava bene, c'era quel caldo, proprio sembrava di essere tropici, Ecco, vedi, a quindi si Milano stava c'è il bene. sole e in Toscana piove, vabbè, comunque. Prima di iniziare, come sempre, andiamo a salutarvi degnamente con la nostra... Sigla! E buonasera anche al nostro ospite di stasera. Buonasera Ceppo, e io ti chiamo con nome d'arte. Come va? Benissimo, Come buonasera a va? tutti. Buonasera a tutti, tutto bene, grazie. Tutto Grazie per bene? l'invito. Ciao Ceppo. Tra l'altro ho scoperto prima della live che è un grandissimo uomo da live su TikTok, quindi non so se si può dire TikTok su Twitch, ma boh, Sì, se ne frega. penso di sì. Chi Diciamo. se ne frega? E io lo Intanto... seguo. Ok, anch'io lo seguo da stasera. Allora, vabbè, a parte questo è fantastico, vero? Allora, intanto ci danno già buonasera. Buonasera, Zaffiro Blu 67. Buonasera, buonasera, buonasera. E allora, bene, cominciamo questa serata spettacolare. Come sempre, abbiamo le nostre grafiche nuove ed aggiornate. E intanto vi volevo ricordare che stasera sarà una serata involontariamente a tema, perché? Dicelo te, Maria. Perché siamo vicino ad Halloween, quindi siamo a tema e qualcuno racconterà qualcosa di molto horror, quindi state sintonizzati. Attenzione, ci stiamo riferendo senza alcun, diciamo, spoiler a questo essere qui sotto. Eccolo qua. Ok, Ok. perfetto. Il silicone osso. Eccolo Allora, qua. Zaffiro Blu 67 ci dice: sono Anna, la sua moderatrice. Eccola. Ok, Ciao bene. Anna! Ciao Anna. Ciao Annina, ciao a tutti. Ciao a tutti. Benissimo, allora ragazzi, iniziamo subito alla grande, vediamo se c'è qualcuno. Oh, c'è già anche gente qua che entra, che esce, che sembra essere il Colosseo. Ti preoccupare. Alla grande, niente, quindi invito tutti a fare domande, come sempre, fare domande inerenti appunto all'autore. Potete, come si dice qua in Toscana, baccagliarlo, cioè baccagliarlo, provarci, nel senso, potete fare quello che volete, però sappiate che ha una Quello. moglie, quindi vi picchierà. Quindi sappiate, a parte questo, che no, potete fargli tutte le domande che volete e lui sarà a disposizione per rispondervi. Intanto che Brandon Rosa Assolutamente. 1 ci saluta, ciao a tutti, ciao Brandon. Ciao Brandon, è mio Ciao nipote. Brandon. E allora, Ciao Ceppo, Brandon. partiamo subito alla grande, poi ci spiegherai dei tuoi testi. Intanto dici chi sei, cosa fai e quali sono i tuoi hobby. Allora, mi chiamo Ceppo Pandora, nome d'arte, nome reale è Scarione Alessandro. Sono principalmente un fruttivendolo, mio lavoro principale è appunto partita IVA, sono un negozietto, zona Milano. Come mi chiamano i miei follower su TikTok, sono uno scrittovendolo perché sono un fruttivendolo di giorno e di notte scrivo libri horror, un po' tipo Batman, no? Se vogliamo, i miei hobby sono ovviamente leggere e scrivere. Sono un nerd di prima categoria, mi piace molto giocare ai videogiochi, guardare le serie, un bel pantofolaio, diciamo. Così, ascoltare la musica e in generale, adesso ormai da 2 anni, mi sono appassionato ai vari social tipo TikTok come metodo promozionale anche per promuovere le mie opere. Ringrazio innanzitutto sia Yuri che Maria.
per avermi ospitato qua nella loro trasmissione. Sono onorato anche di stare in vostra presenza. E niente, mi considero un ragazzo abbastanza semplice e come tutti ho i miei sogni. Mettiamola così. Benissimo, E poi poi ti ci faremo dirai, domande ovviamente. anche su quello. Attenzione, attenzione, perché stasera Assolutamente. saprete in esclusiva i sogni di Ceppo Pandoro. Saprete Ah, quali anche proibiti pure, quali quello. proibiti? Anche C'è quelli di mezzo la proibiti, Nutella, vi dico solo incredibile. quello. C'è di Ma mezzo la stasera Nutella. ti segue tua moglie stasera, no? Giusto per sapere, Ovviamente perché magari no, sa. ovviamente no. Ah, ok, beh, Ovviamente no. è in Sperando che ascolto, non sia secondo me, dalla dietro, secondo stanza. me che non sia dietro la porta, perché se ti sente Quello è stasera. molto più probabile. Va bene, a parte gli scherzi. Senti, Dove è nata la tua passione per la scrittura? ha fatto tutto lei. Vedi, Allora, stavolta sto zitta, oggi parlo. io sono un grande appassionato di film, come ho detto, specialmente quelli horror, come potete immaginare. 7 anni fa ho iniziato per hobby, per pure semplice hobby. A iniziare a scrivere. Un giorno mi sono alzato così, da nulla, da nulla, e ho detto: boh, io leggo anche molto, mi piacciono anche i classici horror, fantascienza. Spesso mi sono trovato in quel periodo a pensare, io quando leggevo qualcosa o vedevo un film, io sta scena non l'avrei fatta così, io questa cosa non l'avrei fatta così. Come penso molti appassionati, no? Ognuno dà la sua opinione, d'altronde. Per farla breve, un giorno ho detto: ma perché non? Così per divertimento, non scrivo un raccontino anch'io. E mettiamola così, per farla breve, le 6 righe sono diventate una pagina, la pagina sono diventate un capitolo, e alla fine non mi ero accorto di aver scritto solo col primo libro 1.300.000 caratteri. Solo col primo libro. Essendo poco neofita del computer, non avevo calcolato, perché l'avevo scritto a mano all'inizio. Questo non lo sa neanche la Maria che mi conosce. L'avevo No, scritto tutto a questo mano. no. Tutto a mano su carta, poi l'ho dovuto trascrivere, immaginate il lavoro, tra l'altro senza esperienza, l'ho dovuto trascrivere su PC. Infatti il polso destro non funziona, anche per altri motivi, però non funziona più, e praticamente da lì un giorno ho detto, ma perché non pubblicarlo? Vedo certe in giro certe ciofeche, con tutto rispetto parlando, perché non... e da lì ho cominciato a pubblicarlo. E ho avuto un certo riscontro. Da lì poi è seguito il secondo libro, che poi parleremo, e attualmente posso dire fieramente che il primo libro ho venduto ormai 400 copie da solo, e il secondo, che l'ho pubblicato da pochi mesi, siamo già 80. Quindi contate che non ho casa editrice, non ho nessuno che mi aiuta, o che, a parte i miei amici su TikTok, i miei follower ovviamente, faccio tutto da solo, sono un autodidatta. E niente. Quindi è nata da lì, diciamo, da una passione radicata per il genere. Tutto qua. Senti, ma tu hai detto che sei un nerd, no? Ormai va molto di Decisamente. moda, oggi va molto di moda. Prima andava Adesso sì. poco di moda, adesso sì, prima andava pochissimo di moda, tanto che anch'io faccio parte un po' di quella cerchia, nel senso che amo i videogame, ho iniziato a prendere il computer in mano a 4 anni, quindi insomma, negli anni 97, quindi, cioè, Bei tempi. erano dei temponi anche a livello videoludico. C'erano i primi esperimenti, cioè io se, non so se c'è qualcuno che ci segue che lo conosce, ma io ho iniziato con Age of Empire, cioè Stavo per dirlo io, il giuro, primo, giuro. e oggi che c'è il Io quarto col riesco 2. ancora a nerdare sul quarto, cioè, sono Però fenomenale. io, il mio amore segreto è il 2, Il Age 2 of Empires 2. è secondo me è perfetto per come è nato, È quindi perfetto. è perfetto, è perfetto, Io sicuramente sono perfetto. ferma all'uno. Lei è ferma all'1, è ferma al 97, lì Due. La è. campagna di Giovanna d'Arco, secondo me, è la più bastarda. È bellissima. Tra l'altro, ti volevo dire, io non so se hai provato il quarto. Adesso, piccolo spoiler per chi gioca Age of Empires. No, Se hai giocato il mi quarto, spiace. la campagna de... c'è una campagna che è su Ho una. salutato Lalla perché c'è un Ah, commento c'è suo Lalla. nel Ciao, frattempo. ciao Lalla, intanto, salutiamo anche Lalla, Va, va, va. la nostra moderatrice. No, dicevo, per chi non lo sapesse, su Age of Empires 4 c'è una delle campagne, è ripresa volontariamente su Giovanna d'Arco, sul discorso.
Io l'ho finita qualche giorno fa, tra l'altro, che è sulla guerra dei cent'anni, quindi inglesi contro i francesi, e c'è Giovanna d'Arco, giustamente. Guardate, ragazzi, mi censurano, è veramente stronza quella campagna, quasi a riprendere volontariamente quella dei suoi tempi su Age of Empires 2. È veramente cattiva, è veramente cattiva. Cattiva. È bella quello, è bello È quello. bello quello. Appunto, dicevo quindi, visto che sei un grande nerd, sicuramente, come hai detto anche prima, avrai sicuramente la passione, anzi ce l'hai praticamente quasi confermato, di commentare, non solo i film, ma anche i videogame, immagino. Assolutamente, Allora, guarda, sì. ti chiedo un commento, non so se hai giocato, se hai avuto modo di giocare, però va molto di moda in questi giorni. Diciamo, un dibattito su Cyberpunk. Non so, l'hai provato Cyberpunk? L'ho provato marginalmente, ma l'ho L'hai provato. provato? Ok. È uscito fuori che adesso hanno fatto una patch e un'espansione correttiva che ha reso questo gioco bellissimo, tra l'altro. Ma i primi tempi era buggatissimo, cioè aveva una serie di errori. Pagatissimo. Tu l'hai giocato buggato o Io mi l'hai dico, giocato? La curiosità è questa: l'hai giocato buggato o l'hai l'ho giocato anche giocato nuovo? buggato. L'ho giocato buggato. Allora, mi limito a dire questo. Attualmente non c'è più la pazienza sia delle case di gioco, le varie marche, di fare un prodotto finito come si deve, secondo me, a mio modesto parere. Hanno fretta di buttare fuori titoli su titoli. Una volta ponderavano la cosa, venivano fuori dei capolavori assurdi, ma soprattutto è troppo pieno di beep, per non dire la parolaccia, che appena esce il gioco subito attaccarlo, a commentarlo a robe negative. Un esempio, secondo me, del mio genere, parlando di zombie, per chi non lo sapesse, Days Gone. Days Gone è un capolavoro. È un capolavoro. Quando è uscito il primo, l'hanno talmente cioè, quando è uscito il gioco, che è rimasto il primo, l'hanno attaccato su tutto. Poi può piacere o non piacere, come tutte le cose. L'hanno attaccato su tutti i fronti, trovando magagne ovunque, anche inesistenti. Però ha venduto. Cioè, è stato un bellissimo gioco, a mio avviso, di survival. Veramente bello, bello, bello. Quando hanno detto poi che non facevano il secondo, per la pioggia di critiche che è arrivato, tutti sconvolti. Tutti sconvolti. Uguale Cyberpunk, non danno tempo alle cose di fiorire, di migliorare. È un po' la cultura dell'ormai, venendo dalla vecchia guardia come Yuri, tutto è subito. Cioè, tutto è Esatto. subito, c'è sempre da dire. Quando giocavamo noi ai giochi o leggevamo i libri, così, non è che ci mettavamo, sì, davi il parere. Non è che ti mettevi a fargli l'autopsia, a dire questo non va bene, questo non lo voglio. Cioè, è un mio parere. Io Le nuove generazioni sono abituate. ti volevo coinvolgere proprio in questo discorso. Sapevo che ci saresti caduto in realtà, cioè ci sono andato molto, molto leggero per cercare di non aprire il vaso di Pandora, visto proprio che ti chiami così. Però in realtà, sì, esatto, io la penso esattamente come te, se non più che allo stesso tempo però mi girano perché, come hai detto prima, giustamente ci sono molti videogame che escono e non sono studiati né provati prima. Ai nostri tempi, spieghiamolo ai ragazzi di oggi che stanno su Twitch come funzionava. Funzionava, andava che quando usciva GTA, per dire, sapevano che il GTA dopo sarebbe Merda. uscito forse 12 anni se andava bene dopo. Cioè, Avevi c'avevi un figlio, un praticamente c'avevi figlio. È figlio. vero, è vero. Avevi figlio. Quello ce l'avevo anch'io. E quel gioco doveva funzionare per quegli anni lì, quindi doveva andare bene e non c'erano patch, aggiornamenti, non c'era niente, signori, non Pagavi, c'era avevi niente. il gioco. Pagavi, Esatto. avevi il gioco. Avevi il Non gioco. 30 euro, poi 40, poi 50, poi 60. Ne fuori 300, praticamente paghi come la console. Esatto, Quello che mi è esatto. rimasto nel cuore è GTA Sant'Andreas. Non so se lo Beh, conosci. quello è una pietra miliare. Quello. Quello è Quello. veramente Vabbè, comunque, fenomenale. dal videogioco siamo. Dai libri siamo Comunque, passati ai videogiochi. Qua, oh! torniamo. Allora, ha detto Zaffiro, intanto io pure sono un'ex giocatrice di videogiochi ed è d'accordo con noi. Sì, è Vedi che questi discorsi vero, è vero. interessano Maria? Maria, questa è cultura, è Sì, arte, è arte. è arte, sì, ma qua stiamo parlando di libri, non di giochi. Bellissimo, allora io proseguo.
con la prossima domanda, che è appunto, parlaci appunto delle tue opere a questo punto. Allora, le mie opere, o l'opera, diciamo, che è una saga, il racconto è uno, si chiama Ceppo Pandora, che è il titolo principale. Poi i libri per adesso sono due. Sono Ceppo, vi faccio vedere la copertina, Sì. lo si veda bene. Allora, questa è Ceppo Pandora. Si vede? Questo è il Il primo, primo. Ceppo Pandora, i giorni del dolore, e questo è il secondo, Ceppo Pandora, i figli del caos, volume 2. Che è il secondo. Li trovate ovviamente tutti e due su Amazon anche in versione ebook e praticamente sono una saga. Devo mettermi adesso a scrivere il terzo. Cosa, per farla breve, cosa parla? Il primo inizia la storia in sé, che è ambientato nel 2015, scoppia una, cerco di stringere, scoppia questa epidemia mortale. Premetto, l'ho scritto 7 anni fa, molto prima del Covid. Che fa impazzire sia le persone che gli animali. Diciamo alla 28 giorni dopo, o The Last of Us per chi conosce Resident Evil, chi conosce il genere. Cosa succede però? È molto particolare la mia opera. Io volevo creare, veramente ci ho messo l'anima e il sangue, anche perché mi sono tagliato varie volte con la carta, quindi c'è proprio dentro anche il sangue. Praticamente volevo creare qualcosa di veramente particolare. Se voi osservate o andate a vedere su internet la copertina, vedrete tre personaggi: un'infermiera col suo cane, un ragazzo della difesa civile e un poliziotto. Questi tre personaggi vi daranno, ognuno dei tre, una visuale totalmente differente e inedita di una pandemia mondiale in sviluppo. Attenzione, non si parla qui di una storia che inizia e è già scoppiato tutto, post-apocalittico, è l'inizio. Perché è una cosa che ho sempre detestato nei film, che è purtroppo evidentemente è la parte più bella, soprattutto in quelli degli zombie, nelle saghe zombie World War Z, Resident Evil, è che la parte iniziale più bella, dove c'è il caos, lo scoppio, l'inizio, viene comunque messa in una finestra molto piccola, temporale. Poi si dilunga, guardate anche The Walking Dead, quando inizia la serie è già scoppiato il casino, lui si sveglia in ospedale, Rick, è già successo tutto. Le puntate più belle, anche quelle di Fear the Walking Dead, per chi conosce lo spin-off, Io conosco. sono quando fa vedere l'inizio, perché è bellissimo, per i fan del genere è epocale. Quindi, per farla breve, il primo libro parla dei primi 10 giorni, cioè proprio quando proprio inizia pian piano la cosa, e poi ovviamente prende una piega sempre più incasinata. I tre personaggi, ci tengo a specificarlo, sono ognuno totalmente diverso da... La storia è una, per me, premetto. Sono ognuno dei tre diverso dagli altri per carattere, sesso, ovviamente età e anche modo di fare, tutto per mentalità. Quindi voi vedrete la prospettiva di un'apocalisse in pieno svolgimento da tre prospettive diverse. La cosa, come è strutturato il libro? Non è strutturato come un libro normale. Ogni capitolo che inizierà, voi troverete il nome del capitolo, una piccola leggendina iniziale con il nome del personaggio dei tre di quale si sta riferendo l'opera e una piccola leggendina informativa con su l'ora, dove si trova il luogo, eccetera, eccetera. Cioè tutte le informazioni che vi servono per orientarvi, tipo Trono di Spade, se vogliamo. C'erano varie casate, per chi ha seguito Trono di Spade, voi seguivate le vicende di vari personaggi, non è che ce n'era uno e i protagonisti attorno. Ci tengo a dire anche quest'altra cosa. Ognuno dei tre personaggi sviluppa in maniera indipendente i propri personaggi secondari e terziari. Cioè, si apre a rosa, praticamente. Ognuno dei tre personaggi è protagonista della sua storia e ha personaggi secondari e terziari, né bene né male, ovviamente. E è bello perché praticamente è ambientato nella costa est degli Stati Uniti, premetto, in America. E quando, per dire, il racconto del primo personaggio si interrompe, tipo inizia alle 8 del 15 giugno, finisce per dire a mezzanotte dello stesso giorno, il capitolo dopo, magari c'è il poliziotto, riprenderà pochi minuti dopo che è finito quello dell'altro. Cioè, quindi voi continuerete a vedere questi 10 giorni in catena, in sequenza lineare, ma attraverso gli occhi diversi dei tre protagonisti. La trovo molto intrigante. Io infatti ne sto vendendo tanti, sta andando bene perché è una roba totalmente nuova. Di solito tu segui, per quanto bello il racconto,
cioè protagonista, ha la sua storia, bella o brutta che sia, va avanti per la sua strada e tu segui quel filone narrativo, no? Invece qui ne avrete tre. Nel secondo specifico si aggiungerà addirittura un quarto personaggio, che è un capitano dei Marines americani, quindi diventeranno quattro filoni. Voi immaginate solo far coincidere e intrecciare le storie, che casino che è stato. Cioè, perché ripeto, le storie ovviamente si intrecciano, nel senso che magari nel capitolo dell'infermiera sentite parlare magari di una cosa che è successa ad un'altra parte di un altro stato, dove c'è un altro personaggio. Ovviamente i tre non si conoscono, è preciso. I tre non sanno neanche che esistono gli altri due. E dico l'ultima cosa sui miei libri: ognuno dei tre personaggi, a parte il soldato dei Marines, è tratto come aspetto fisico e carattere da una persona vera, un mio amico. Ho una mia amica che fa l'infermiera e ha un cane, un pastore tedesco, Varg. Ho un mio amico che fa il poliziotto e il ragazzo della difesa civile. Sono io perché ho fatto 9 anni di difesa civile pompiere. Quindi, Ok. come aspetto fisico, voi vivrete tra virgolette, le storie di persone in carne e ossa che esistono veramente col carattere. E qui chiudo. Questo è il mio libro. Verrete Senti, catapultati in i i miei tuoi libri, libri, i scusate. tuoi libri. Senti, Verrete ti catapultati in questo mondo devastato e pieno di follia e paura, e questi tre personaggi che si ritrovano veramente dall'oggi al domani a combattere letteralmente per ogni respiro. Dico l'ultima cosa, poi potete farmi tutte le domande che volete. I miei infetti, i miei zombie, non sono dei rimbambiti che ciondolano al lato del marciapiede che vanno a due all'ora. Ok? Il virus Pandora, perché è così che si chiama, il ceppo Pandora, se vogliamo, è molto, molto, molto più cattivo. In confronto, il virus T di Resident Evil è un raffreddore, vi dico solo questo. E so di che cosa parlo. Sì, Quindi, no. so di che cosa parlo. Qui ho chiuso. Prego. Leggo le domande o le leggi Vai, tu? leggi pure le domande. Allora, intanto salutiamo Valentina 1593. Buonasera, Valentina. Buonasera. E poi c'è un Pronto. commento, vabbè, di mia mamma, pure io giocavo, facevo volare i piatti. Allora, Brandon, penserai di scrivere un libro horror per bambini? Allora, sinceramente non ci ho mai pensato, anche perché il mio genere è horror, ma horror e bambini non è un connubio che va molto Ma bene. sai Sto che adesso va di moda per i bambini? Hanno fatto e dei libricini horror. Io non lo guarda, sapevo ieri. l'ho sentito anch'io, però sono sincero, non ci ho mai pensato, non si sa mai nel futuro. Ma sinceramente, nella società in cui siamo, che scrivi una sbregatura fuori e ti censurano, cioè Lo so dovresti benissimo. veramente camminare sul filo del rasoio. Cioè, nei miei libri la scena più tranquilla c'è uno che corre con in bocca a braccio di un altro mentre corre dietro a un altro. Cioè, vi dico solo questo, eh. Io non sapevo dell'esistenza, cioè quando mio nipote ieri mi ha detto: "Zia, ma ci sono i libri per bambini horror?" E io: "Ah, ok." Infatti, Dovrei comunque, non lo ci escludo. aumenta Brandon che io sto leggendo i fumetti horror creepypasta. Mamma, ragazzi, mi hanno Bello. sbloccato un ricordo di creepypasta Pokémon. Creepypasta. Beh. I don't know. Io Beh, non lo ci sei sapevo. un po' più serio. I miei sono un po', diciamo, più seri, Beh, più coinvolgenti, esatto. però non lo escludo. Non lo escludo per rispondere alla domanda. Chi lo sa? Non lo so. Perfetto. Vi sono ispirazioni a storie vere nei tuoi testi? Vabbè, i personaggi mi hanno detto di sì, ma è qualcosa di tratto di vero? Grazie a Dio no, grazie a Dio no, tutto Ecco, inventato. direi. No. Direi. Beh, oddio, col virus che c'è, quindi vabbè, magari non si sa, la gente si è rincretinita con questo Ma l'ho virus. scritto 7 anni prima, quindi Ah, ok. Però l'ho sei stato scritto 7 anni. veggente. Sei stato Per fortuna veggente. no. Ceppo Pandora Per fortuna alias non completamente. Nostradamus. Speriamo di no, se no altro che la mascherina, il tampone, ci vuole, guarda. Senti, vabbè, ce l'hai anche questo, cioè, in realtà ce l'avresti un po' detto, nel senso che ci hai detto che sei partito dal genere che solitamente ti appassiona, no? Però, quindi la motivazione per cui
hai deciso di scrivere un libro di questo genere, immagino sia fondamentalmente per la passione che hai sul genere horror. Ma Sì, in parte, ok, poi approfondiamo questo aspetto. Quindi la domanda che ti faccio allora in questo caso è totale, nel senso, le motivazioni quali sono, oltre al fatto che sei appassionato a un punto del genere? oltre a quello, che è una bella fetta, ovviamente. Me l'hanno fatta spesso questa domanda. All'inizio, ripeto, è partito come molte cose, come un hobby, un gioco, un qualcosa di più leggero. Poi però la cosa che premetto a me veramente onora molto è qualcuno, per uno scrittore, per quanto mi riguarda, la cosa più bella e l'onore più grande che gli si può fare è che qualcuno legga la storia che hai scritto. Già lì per me è un grande onore. Chiunque sia, sia che lo trova bello, sia che lo trova brutto, già che si prende del tempo e spende dei soldi per acquistare la mia storia, per me è già al massimo. Detto questo, mi piace pensare, rispondo sempre così, che tra 90, 70, non so, 60 anni, quando non ci sto più, faccio corna, scusate, se non ci nuclearizzano prima, si intende, speriamo no, un ragazzo, in una qualche biblioteca o magari, non lo so, su qualche sito, trovi il mio libro, lo apra, lo legga e legga la storia di questo Ceppo Pandora, scritto da un certo scrittore Alessandro, ormai di tantissimi anni fa, e lo legga. Cioè lasciare qualcosa di me che è solo mio, che non ho chiesto aiuto a nessuno, ho fatto tutto quello che ho fatto, l'ho fatto nel bene e nel male, l'ho fatto da solo. E mi piace l'idea che un domani un ragazzo, magari chi ne sa, trovi anche un'ispirazione, come ho fatto io. Leggendo, sto qua, sto Alessandro Scarioni, che bello sto libro, mi è piaciuto. Magari posso scrivere, magari ne scrive uno 100 volte meglio del mio. Che ne so, prende l'ispirazione, fatto se l'ha scritto lui, perché non lo posso scrivere io. Soprattutto leggendo, magari se riesco a mettere la biografia come nel primo, che io sono partito da zero esperienza. Questo lo voglio premettere. Io a scuola ero una capra, In letteratura avevo tre. Non mi interessava studiare, non ho fatto corsi, non ho fatto corsi di preparazione, non avevo la minima esperienza. Mi sono messo a scrivere con la penna. Pezzo di foglio, come una volta, di carta, mi sono messo a scrivere. Mi sono fatto un po' aiutare con mia moglie, ma per impostazione tecnica, perché ovviamente non sono un informatico. Però, ripeto, l'importante quando vuoi scrivere una storia, qualcosa devi avere più che qua, per intenderci. Deve partire da dentro. Poi una È volta poi vero. può piacere, non piacere, può, quello è un altro discorso. Però una volta che tu hai creato qualcosa di tuo, ripeto, il mio sogno è questo, far conoscere il mio romanzo, ovviamente, se possibile, diventare uno scrittore anche di un certo peso, ma quello penso che a qualunque scrittore lo chiediate, vi risponderà così. Ma principalmente lasciare qualcosa, cioè ai Diciamo posteri o domani. che spesso, per esempio, anche nel mio caso, sono due motivazioni che si interseccano, no? Cioè diventare di un certo peso perché famoso è brutto, però di un certo peso, No, però per lasciare qualcosa anche agli altri. qualcosa. Quindi sono due argomenti e delle volte si intersecano involontariamente, quindi sicuramente. Sì. Senti, e nel realizzarlo, quindi nel vederlo uscire fuori, nel prendere forma, eccetera, cosa hai provato? Tanta emozione anche perché, ripeto, per arrivare, come si dice, le cose più belle sono che le cose più belle che si ottengono quasi sempre, se non sempre, con grandissimo sacrificio e tantissima sofferenza e fatica, di solito. Come ho già detto, non voglio ripetermi a pappagallo, ma non avevo nessuna esperienza, quindi ho dovuto sbattere la testa e i denti, soprattutto contro molte porte chiuse. Come ho già detto, nessuna casa editrice, siamo in Italia, purtroppo. No, i miei due colleghi qua sopra lo sanno tanto quanto me. Nessuna casa editrice mi ha preso in considerazione, anche perché, essendo appunto un bel malloppone, sai, investire
Ma adesso hai trovato tutto. noi, quindi ti Spostati. troviamo No, quanto più però semplice. ripeto, è stato molto poi oltretutto la frustrazione, perché anche il lato economico è molto importante. Se non trovi qualcuno una casa editrice devi fare. Io ho fatto tutto da solo, ho pagato, non avevo l'arroganza per dire lo scrivo senza errori ortografici, non ero in grado, ne sono consapevole. Ho pagato un professionista per correggermelo grammaticalmente, anche un altro protagonista, un professionista per fare almeno col primo un lavoro di editing. Cioè di vedere la storia, se c'erano delle falle, perché bisogna anche essere molto autocritici e molto umili quando si scrive un libro. Quindi, quando l'ho visto veramente realizzato con la copertina, è stata una gran cosa. Anche perché era una roba solo mia. Non ci aveva messo zampino nessun altro. Quindi sì. Una bella Quindi cosa. è certamente una grande soddisfazione in ogni caso, in tutte le fasi della creazione, sostanzialmente. Anche se, ripeto, prima c'è una bella vagonata di frustrazione, intoppi, vicoli ciechi, e poi soprattutto quando ti rendi conto che il tuo primo libro che hai scritto è 1.300.000 caratteri da zero, 440 pagine, non è esattamente da tutti, eh. Di solito si parte con cose molto più strange, molto più easy, però ripeto, l'ho fatto inconsapevolmente. Col secondo sono stato un po' più calmo, 1.010.000 di carattere un po' più Comunque, piccolo. consideriamo, Con quattro. spieghiamolo anche a chi ci segue. Cioè, solitamente, allora, molti non sanno come funziona l'ambito della scrittura oggi. Oltre ad esserci anche tante case editrici che chiedono soldi e investimenti da parte di chi scrive, dovrebbe essere il contrario. Invece, Contrario, così, esatto. Sono avvoltoi. esatto. Avvoltoi. E quindi si chiede tanti investimenti a chi scrive perché magari l'editore non si fida di quello che va a pubblicare, non sa se avrà un rientro, eccetera, eccetera, eccetera. Anche le pagine, in questo caso, il numero di pagine da stampare ovviamente hanno un costo perché più la stampa stampa e più ovviamente si spende e quindi si va a essere anche meno appetibili per una casa editrice fondamentalmente. Per fortuna. Scusa, Dimmi, Yuri, posso fare una domanda? Non ti voglio interrompere, non ti dimmi. voglio, poi mi taccio. Proprio perché ne stai parlando. Dimmi tu qua in live, sinceramente, anche a Maria chiedo un parere. Un libro nuovo, nuovo, copertina flessibile, 440 pagine. Tu adesso, anche di uno scrittore magari non conosciuto, va bene, ma nuovo. Tu lo trovi a 14 euro? No. 440, ecco. È prezzo che fuori su Amazon, il mio. Considera, allora io vi faccio un paragone, guarda, io ho un paragone sulle mani. Il mio libro con casa editrice, togliamo che ci sono delle immagini dentro e quindi delle fotografie rese in bianco e nero e quello è un aumento comunque di prezzo perché comunque stampare una fotografia non è stampare della roba scritta. Le mie poesie sono, sarà un 70 pagine, quindi la metà della metà della metà della metà della metà, aiutatemi a dire della metà del tuo, è a 12,90 euro con casa editrice. Quindi fate subito i Con casa editrice. paragoni. Fate, Quindi io. di cui, allora, io non mi vergogno a dirlo, di cui lo scrittore prende il 3%? Se va bene, Se va va già bene. bene, eh? Va già Comincia a bene. prendere di Vabbè, più dentro. se vendi di più, ma lo sanno loro perché vendi. Ora, non ci prenderà più nessuna casa editrice dopo aver detto questo perché ci uccideranno, ma No, però è la pura verità. È la no, ma pura è la verità. verità e va detto È la pura verità. effettivamente. Poi c'è anche da dire che ci sono editori che lavorano in un modo e editori che lavorano in un Sì, altro esatto. e riescono, vanno trovati. Io quello consiglio sempre a chi vuole Sono iniziare a pochi, eh. scrivere. Cercateli perché sono pochi, non si trovano bene, sono quasi, sono tutte, non quasi tutte, ma sono tutte indie, non esistono major che fanno queste cose perché una Mondadori vuole essere sicura di rientrare in quello No, che assolutamente. fa. E quindi è un pensiero scomodo, ma va detto, cioè è così, la realtà è così. Chi vuole iniziare a scrivere non può sperare di iniziare a scrivere con Feltrinelli, Mondadori, almeno che non sia una persona conosciutissima, famosa. Che sa che ha già un appeal verso la Lì ti gente, chiamano quindi loro.
Lì ti chiamano loro. Lì ti chiamano Ti loro. chiamano E loro, assolutamente. soprattutto che ha un botto di follower. Difatti, se Assolutamente. sapete, c'è una ragazza che è molto famosa di Milano su TikTok e Instagram che lei ha pubblicato con Mondadori solamente perché ha detto una parola molto famosa. Ah Non so se beh, la conoscete. è lei, Avete capito? è quella che Esatto. parla la Lei ha lingua, pubblicato. è quella che parla la lingua, esatto, abbiamo capito, abbiamo Sì. capito. Indagate, ma Sì, tanto l'abbiamo bene. capito. Abbiamo Esatto. presente. Lascio la suspense. Hai capito? Faccio io una domanda. Certo, devi essere diretto, quindi una risposta secca. Come Dimmi esattamente. Descrivi con una sola parola il tuo libro. sempre. Caos. Benissimo, perfetto. Cioè, più secca di così. Da come l'ha descritto anch'io l'ho capito come un caos. Caos, un turbine di emozioni, caos. Non dovete capire che cosa vi arriva in faccia. Il senso del primo libro è quello. Voi dovete vivere caos puro, non ci deve essere. Voi dovete solo capire che i personaggi devono lottare per sopravvivere. L'imperativo è quello, non c'è strategia, non c'è grosse film mentali o altre cose. La pura e semplice sopravvivenza. Il primo libro almeno è così. Proprio l'ho impostato in quella maniera lì, cioè caos. Allora, ci dicono Caos. intanto dalla chat, sono avvincenti tutti e due i libri, io li ho letti, dice Zaffiro Blu, mentre Anna. Valentinas 1593, che non abbiamo salutato prima, ha detto buonasera, Ciao buonasera. Valentina. Sì, l'abbiamo Vedete, salutata. Ah, ok, mi ero scordato, non mi pareva di non averla salutata. Fantastico. Io intanto ho no, non mi approfittato, considera. ma non è vero, io intanto ho approfittato per cambiare leggermente il titolo. Sono io quello cattivo. E ho messo speciale Halloween, così fa un po' più figo. Tanto siamo vicino a Halloween, in fondo non ci sta. Se Ci vuoi, sta. tiro fuori la Domenica. zucca. Domenica lo Se festeggiano tanto. appunto. Domenica lo festeggiano. Se vuoi, tiro fuori la zucca, io Hai ce l'ho. le zucche in casa? È il periodo delle zucche, Ho la effettivamente. zucca di Halloween. Ah, la zucca di Halloween. Fantastico. Benissimo, dopo questo possiamo andare Perfetto. Hai mai pensato di organizzare eventi firmacopie o avanti. E presentazioni? se l'hai fatto, quando Sì. l'hai fatto? Allora, ne ho fatte di presentazioni più che altro nei vari comuni. Anche lì la Maria lo sa che si sta buttando adesso in questo mondo. La zucca di Halloween, ciao zucca. L'ho fatto nei vari paesi intorno a Milano, così in alcuni sono riuscito a vendere copie, in altri no, ma comunque sempre pubblicità, ragazzi, non si fa solo per il firmacopie, francamente, non l'ho mai fatto, ma per un semplice motivo. Non avendo una casa editrice che mi appoggia e non avendo esperienza in quel termine, infatti mi voglio affidare a Maria, che è molto più esperta di me in queste cose, per il futuro, no, vabbè, va detto. Quello non l'ho mai fatto, ma mi piacerebbe veramente tanto fare, anche perché c'è gente che si fa pagare per mettere la firma sul libro, cosa che considero francamente scandalosa da Sì. scrittore. Come ho detto prima, il più grande onore per uno scrittore è avere qualcuno che ti porta, cioè per me è un onore doppio firmartelo, perché tu richiedi la mia firma, cioè tu devi pagare me, al limite è il contrario, te lo pago io per farti mettere la firma. Io la È penso così. vero. Mi Intanto hai un piacerebbe fan, farlo in futuro. scusa se ho interrotto, hai un fan che ha detto ciao amici, il vecchio di merda 95 ragazzi, quindi anche bellissimo. Dovevi fare il beep. Siamo in No, ma orario fascia protetta. scusami, il vecchio Bip 95 ha scritto ciao amici, Beep. Ceppo, ti seguo dal 2012, ci siamo visti a Milano, abbiamo fatto un selfie insieme, non so chi sia, ma... Quindi ti saluto. Posso capito. Chi è? Ah, forse hai capito. Bene, bene, bene. Posso capito. Oh, sei seguito, Ceppo, hai Bene, capito? stasera. Qua, Ah, Oh, praticamente Iuri, ci possiamo andare. racconto velocemente un piccolo aneddoto, un piccolo, velocemente. Vai, vai. Ero in giro fuori Milano in un centro commerciale con un mio amico. Doveva prendersi il vestito perché si doveva sposare. Lui era dentro sto coso, io ero il quinto che mi faceva girare, avevo leggermente le bolle un po' pesanti. E aspetto fuori, ero lì mentre lui si vedeva sti vestiti. A un certo punto passano due ragazzi, due ragazzini di 17-18 anni, e vedevo che mi guardavano, no? Ma mi guardavano tipo strano, no? Cioè, ti accorgi di essere fissato. Poi sono andato e ho detto, oh, ma avrà scambiato qualcuno.
Stavo parlando con un mio amico, questi un po' tornano indietro, si avvicinano proprio che, sai come ti guardi, tipo quando guardi una scimmia dall'altra parte della gabbia allo zoo? Uguale. No, cioè tipo, uno sbatte gli occhi, punta il dito e mi fa, Ceppo! Io, sì? Mi fa, Ceppo Pandora? Sì. Ma no, ma tu sei quello di TikTok? Io, sì, questi manco li conosco, non sapevo chi erano. No, no, ma noi ti seguiamo di qua di là. Insomma, secondo me siamo voluto fare la foto. Non eravamo però a Milano. Così di qua di là. Cioè lì il mio amico si gira, mi fa, ma che cazzo? Mi faccio, ma sono andati via, mi ha salutato, mi faccio, no, sì, sono abituato ormai, sai. E La gente mi lui conosce, non mi chiama VIP, Pandora. oh! Beh, In considera. realtà... Allora ti racconto la differenza fra chi usa TikTok e chi non usa TikTok. Io, come ti ho detto prima, ho cominciato a usarlo da poco. Scrivo una roba piuttosto di nicchia, quindi a parte horror, tu scrivi horror, che comunque è un genere che va abbastanza, diciamo, in questo periodo, si può dire. Io scrivo poesia, quindi una roba più noiosa, Però, un po' più vabbè. complessa. Complessa, in realtà non è più complessa, però è una roba più che ricercano determinati tipi di Ognuno ha persone. suo. Esatto, Ognuno ha di nicchia, suo. diciamo, Esatto. di nicchia. Quindi possiamo dire che anche a me mi hanno fermato una volta. Mi hanno fermato in un modo. Ma è l'unica stronza che non fermano, scusatemi, vabbè. C'è Vai, vai. il beep, l'hai chiesto a me prima e ora. No, vabbè, comunque. Mi ha fermato una signora che avrà avuto 45-50 anni circa. Mi ferma e fa: ma tu sei quello che scrive le poesie? Io, sì. Sì. Dice: ti seguo dall'Ucraina. Ora mi dovete dire, non era ancora scoppiata la guerra, non c'era niente, assolutamente. Io, ma di tutto. Allora, io vivo in una cittadina piccolina che è Vinci, patria di Leonardo da Vinci, e vicino c'è questa città un po' più grande che forse anche uno conoscerà perché giustamente Empoli c'è anche la squadra in Serie A di calcio, chi lo segue lo sa. Io ero in questo centro di Empoli, un centro commerciale. Quante possibilità c'erano che una Davvero? dell'Ucraina mi beccasse proprio lì e sapesse chi fossi? Quindi vedete la differenza fra chi ha Vedi? TikTok. Vedi? Comunque, Destino. voglio sfatare questa cosa perché mi hanno detto: cosa vuoi dire sull'età? Non voglio dire niente sull'età, non è l'età il problema, è che era ucraina, cioè non era il problema, è che come aveva fatto a beccarmi, che Era per identificare il soggetto, tutto qua. era per Identificare il soggetto. identificare. Ora mi linciano direttamente. Bene, e quindi insomma, vedi, mi farò TikTok piano piano anch'io, come abbiamo detto all'inizio. Se ti manca solo TikTok, poi diventi famoso e non vieni più in live con me a fare le live qui su Twitch e mi lasci da sola con gli ospiti che vengono. Ma è il mio intento, quindi va benissimo. Bene, ragazzi, sappiatelo che dal prossimo venerdì Maria non ci sarà più. Non è vero mai Viva la perché. sincerità. Non è vero mai perché hai un contratto che hai firmato e quindi lo devi mantenere. Sangue. Col sangue, esatto. Che Zaffiro intanto Bene. ride in chat. Beh, spero abbia riso su quello che ho Dai. detto io. Sicuramente, sicuramente. Vado. Vabbè, proseguiamo. Prossima domanda. Vai tu. Vado io? Ok, allora senti, hai progetti futuri? C'hai già accennato un libro, però che cosa Voglia. vuoi? Teoricamente, se riesco, spero di riuscire a rimanere nei 4 libri, ma mi sa che dovrò farne 5. Vediamo. E Che mi quindi manca il tempo al consiglio. momento. E sei Quindi, al questo. consiglio mio, ti converrebbe fare la saga, praticamente 5 libri. Sai Eh tipo no, come ma già 4 Twilight? sarebbe comunque una saga, Twilight? però per ragioni anche, diciamo, organizzative vorrei cercare di restringere. Però avendo così tanti personaggi, tipo Trono di Spade, così è assai difficoltoso comprimere troppo, perché rischi di rovinare tutto. Cioè, quindi, minimo saranno 4 libri, ne mancano ancora 2, ma probabilmente saranno 5, vediamo. E quindi già per chi fosse fan, come il vecchio Beep 95 di prima, sappi che se leggi i suoi libri ce ne saranno almeno 5, forse, o 4 o 5, insomma, via dai. Già ci ha fatto sto spoiler che secondo me è enorme, Sì, no, perché. ma lo sanno, lo Ah, dico sempre, lo lo dico sa, sempre. fantastico.
Senti, un'altra domanda così secca a risposta Vai. immediata. Vai. Hai consigli per chi volesse iniziare a scrivere? Tanta, 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 aggiungete un X per mille, tanta pazienza. Ok. Tanta pazienza e più secca di così, non so, pazienza e soprattutto mai, 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 mai Tempo. lasciarsi abbattere. Soprattutto, brutto da dire, da chi ci sta, chi hai attorno. Non mi riferisco ovviamente ai miei parenti o mia moglie, però anche amici, qualche parente. Il parere degli altri conta fino a un certo punto. È Cioè, fino a un vero. certo punto. E qui Parere mio, si apre anche ovviamente. un'altra finestra, tra l'altro, che oggi se dici in giro vado, faccio lo scrittore, ti prendono per il ora lo potete mettere in A bib. me, No, cosa in vai, generale, cosa... in generale. In No, 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 ma generale. dico a me, lo dite a me. Cosa vai, cosa scrivi a fare, non sei capace, Dove non vuoi hai andare? esperienza. Sei ignorante, chi cacchio ti legge? Un libro horror, non è che perché guardi film vuol dire che puoi scrivere horror, faccio capito, guardi porno, posso fare anche altre cose, cosa vuol dire? Cioè, ragionamento è questo. Cioè, piccola battuta. Quindi non lasciatevi distrarre, se avete un sogno, se avete qualcosa, l'unico limite che voi, non gli altri, voi vi dovete porre è qua dentro, la fantasia È che vero. avete. Assolutamente. L'unico, Io apro il una resto. parentesi. Vai, vai, Maria. Apro una parentesi. Oggi su TikTok ho fatto una live, praticamente è entrato uno, io stavo parlando ovviamente dei miei libri e questo mi fa: ti auguro le cose peggiori. Tu lì dici: bene, io questo o lo lincio o lo mando a cagare, o questo è un fuori di testa. Le Io ho cose preso, ho peggiori. Le segnalato. cose peggiori. Ma adesso hanno aperto le gabbie, se hanno verso Halloween, i malati li mandano fuori. Ah, ok, infatti per questo mi collegavo a te e ti do ragione. Se so ascoltare le persone che mi criticano, io non vado più No, avanti. purtroppo piccolo. vincono loro, tra l'altro. E poi altra cosa, gli hater oggi vanno di moda, quindi più hater hai, va bene. Sì, no, ma dico solo un'ultima su questo discorso qua, appunto di chi ti critica, per quello di non, se volete scrivere un libro andate, ma non solo col libro, dovete fare qualcosa, mettete, poi se ce la fate bene, se no ce l'avete messa tutta. Però a me un discorso come Maria, soprattutto quando vedono che hai un certo riscontro, quando vedi che hai tanti follower, o ma qualsiasi simbolo che fa vedere che te comunque qualcosa stai facendo, a me una volta hanno scritto: guarda, io ho preso il tuo libro, io all'inizio ho scritto, vabbè, ti ringrazio, anche su TikTok, l'Anna, la Zaffiro Blu, forse c'era, ci Sì. può testimoniare. Uno mi ha scritto, sì, però l'ho preso per usarlo Ah, c'ero anch'io quella volta, mi sa. come così per il divano, come pareggio per il divano. Poi ha cambiato versione, ha detto addirittura per fuoco del camino, questo ovviamente non mi conosceva e non aveva preso il libro. Io con un sorriso gli ho detto, guarda, se l'hai comprato a me, la vendita me l'hai data, i soldi me l'hai dati. Una volta che l'hai comprato, puoi farci quello che vuoi. E questo incalzava perché voleva una reazione, perché la gente che fa così vuole una tua reazione per litigare, se Sì. no non ti scrive. Per tagliare corto, perché comunque nelle mie live esigo rispetto, educazione verso tutti, io gli ho detto: senti, guarda, puoi dire quello che vuoi, tanto a me comunque non tange, è inutile che continui. Adesso tanto ti blocco. Lui mi ha risposto e mi fa. E qui sta il no, occhio, mi fa. In che senso qualsiasi cosa dico non ti tange? Cosa ti senti superiore? Io gli faccio no. Ma semplicemente, hai mai visto l'aquila ascoltare il piccione? Punto. Bella questa. Sì, Pam. Pam. Ricordatevi, ragazzi, esperienza di vita. Chi ti critica non avrà mai fatto qualcosa più di te. Chi ha fatto è vero. qualcosa più di te, più alto, mica si spinge a criticarti a te. Non gliene Al importa limite critica uno più niente. in alto. È sempre piramidale la cosa, in tutti i casi della vita, questo lo posso confermare io per esperienza di vita. Se uno ti dà addosso e cerca di smontarti, è perché si sente inferiore. Cioè, se io sollevo 100 kg, non vado a rompere le palle a quello, a dire, oh, tu ne sollevi 20, che sfigato che sei. No, non me ne frega. Cioè, io vado al limite a dirlo a quello che mi sento inferiore, per quasi, magari nella mia testa, attenzione, nella mia testa, quello non è che mi caga. Uguale.
Se vai a rompere scalze a un piccione, non sei un aquila. Punto. Così la vedo io. Oh, si è zittito, non ha più parlato. Probabilmente adesso è in terapia da qualche psicologo, non lo so, probabilmente, non lo so. Bellissima questa. Un'altra domanda secca. Hai mai avuto il blocco dello scrittore? Mai. No. Non lo dico come vanto, semplicemente anche in questo momento ho tutto qua. Come inizia, come finisce, tutto il resto. No. Niente, Yuri, se dobbiamo fare scrivere un libro, passiamo le idee un pochino qualcosina a Ceppo, ce lo scrive lui per noi. Così No, ma lui, non visto lo che... dico come, ripeto, sottolineo, non è come vanto, ma per il semplice fatto che ho ben chiaro cosa voglio, come voglio impostare. Poi ripeto, può piacere o non piacere, però è un altro discorso. Cioè, sicuramente aiuta il fatto che comunque tu ti sei fatto già, praticamente, sicuramente avrai già tutta la trama di tutte e cinque, sai già cosa Film deve andare mentale, sai tutto già film dove deve andare a mentale. finire. Poi Beh, questo punti aiuta. cardinali devo solo riempire gli spazi nel mezzo della trama, basta. Vabbè, certo. Libro vado a ispirazione, Altra cosa. se ho mangiato pesante o meno, anche. Vale anche quello, sì. Altra cosa che noi diciamo sempre, molti chiedono, ma come si fa a scrivere un romanzo? Allora, un romanzo non è facile come una poesia, cioè facile. Ora stasera Esatto. mi uccidono per questo facile e difficile, no, però No, vabbè, nel senso non è, diciamo, non è è immediato, diverso, ecco, la parola giusta è questa, non è immediato come scrivere una poesia che magari uno vede qualcosa che lo ispira, solitamente si mette a scrivere. E molte volte le poesie nascono in un quarto d'ora, 20 minuti, almeno che non ci sia un'elaborazione voluta a così. priori. E anche lì ci sarebbe da dire qualcosa. Però fondamentalmente un romanzo ha bisogno comunque degli step. E ha bisogno anche di studio della trama, che uno può avere in testa, può buttare giù, può scrivere, può dividere in parti, può fare come vuole. Però ci deve essere uno studio a Protagonisti, monte. Protagonisti, coprotagonisti di struttura, secondo, intrecci, terzo. per non parlare della logistica, strade, nomi di città, perché non è che puoi inventare fino a un certo punto, Beh, deve esatto. essere, no, E quindi assolutamente il tuo. c'è uno studio, eh? C'è uno studio, ragazzi, questo è È importante. molto, io. Un buon annetto tutto, anche solo per i personaggi, per fare l'infermiera, con la mia amica infermiera, io ho fatto 4 mesi a stare attaccato, non in ospedale ma fuori, meno male che era single, quindi non avevo il fidanzato geloso di fianco, a parlare di ogni suo aspetto della sua vita lavorativa, cosa faceva dopo il turno, come si sentiva, qual era la cosa che gli dava più fastidio, che gli piaceva sul lavoro, i termini medici. Ho dovuto studiarmi tutto il corpo umano, tutto l'apparato umano, il nome delle ossa, degli organi, come fa, che tipo, come zampilla sangue da un'arteria venosa a un'arteriosa. Cioè, sembra incazzate, ma No, è se fai una scena che differente. viene, scusate, no, però c'è la differenza tra scrivere un romanzo così e scriverlo, cioè, mettendoci l'anima. Se io scrivo che a un personaggio viene mozzato un braccio, e il sangue zampilla, è arterioso, faccio un esempio scemo, Sì. sangue invece giù piano nero è venoso. Uno Dai. dice, a me che cacchio cambia? I lettori più pignoli sono quelli horror. Ve lo confermo. I più, come nei giochi, Yuri penso sarà d'accordo con me, siamo i peggiori, soprattutto i nerd, stai lì a vedere il millimetro fuori posto. Faccio un ultimo esempio. Quando ho fatto la prima copertina, il primo a cui mi sono affidato, che era un ignorante, tra l'altro era un lasciam perdere, il poliziotto mi fa, ti metto l'immagine di un poliziotto. Mi arriva la copertina, mi trovo il poliziotto, tipica, riconoscibilissima divisa da carabinieri italiano, con scritto carabinieri sullo scudo antisommossa. Io, scusa, gli scrivo, è ambientato in America. E cosa cambia? Cambia. Faccio, è ambientato in America. Se io prendessi in mano il libro, fossi un potenziale lettore, ambientato in America 2015, papà, Costa Est. Momento, qui c'è un poliziotto che ho scritto carabinieri. Ah, una cazzata, via. Non lo leggo neanche. È vero, Sì. la copertina fa molto, tra parentesi. Fa molto. Se sei uno che gli piace
che sei un fan o un maniaco, come chiamo io, un maniaco, queste cose le noti. Infatti, sai quante cose mi hanno fatto notare, ma fino all'inverosimile. Io ho dovuto imparare quanti Anche proiettili ci sono in una Beretta, quanto è il caricatore di un MP5 in dotazione alla svolta americana, quanto è potente e potere di penetrazione c'ha una pallottola di 9 mm per non scrivere fesserie. Cioè, questo è il lavoro che c'è dietro. Durante una delle fasi, perché ovviamente il libro sarà, non sto spoilerando niente, immagino. Immaginate un'epidemia, ci saranno delle evacuazioni, dico solo questo, no? Prova tu a tracciare un percorso veritiero di un convoglio della Guardia Nazionale del Maine che deve fare strade, viadotti, incroci, paesini per far capire al lettore dove stanno andando realmente. Devi dire il nome delle strade, devi dire in quell'anno. Com'è il territorio? Sei nel Maine? Devo studiarmi lo stato del Maine. È montuoso? Ci sono boschi? Nella zona dove sto parlando, sono vicino alla costa? C'è. Questo è il lavoro che c'è dietro, se lo vuoi fare tendenzialmente bene. durante quell'anno che clima fa, che tipo di Che roba c'è? clima c'è? Siamo ad Esatto. agosto. Siamo ad agosto. Che effetto ha? In questo mi ha aiutato molto la mia esperienza con la Protezione Civile. Voi sapete cosa vuol dire portare 30 kg di equipaggiamento con 33 gradi addosso? Lo so perché sono ex Sai quanto protezione ti... Ecco, civile anch'io, quindi. sai quanto ti stanchi in fretta? Sai quanto sudi? Quanto ti disidrati in fretta? Cioè, deve essere veritiera la cosa, eh? Una Poi cosa che poi mi fa molti non dico, hanno idea, ma una anche cosa durante il che... Covid, si è visto, durante il Covid, chi andava a La gente fare, che io sveniva, lavoravo in i ambulanza, soccorritori. i soccorritori erano bardati come Una degli delle cose astronauti praticamente. che io ho sempre detestato nei film, è vero, uno diceva, vabbè, ma è un film. No, momento, dipende con che criterio lo fai. Cioè, nel mio libro non vedrete mai la casalinga americana tipica che, come nei film, trova una pistola per terra, via, otturatore, mette dentro il caricatore, la sa usare, toglie la sicura, punta, un colpo, dritto in fronte, un tiratore scelto. Cioè, la moglie di un Navy SEAL sarà questa qui. Assolutamente. No, questa qui, l'unica roba, l'arma più pericolosa che avrà preso in mano in vita sua, è un mattarello o un coltello da cucina. Poi da lì a dire che lo sai usare per difendersi, sono due cose diverse. Il poliziotto, che è uno dei tre protagonisti, posso dire che sa usare un'arma da fuoco, per esempio, perché è un poliziotto. Poi in America, quindi, permettetemi, si usano anche abbastanza. Cioè, ci deve essere una logica dietro quello che tu scrivi, che dai al lettore, cioè, perché se no diventa una cosa un po' brutta, che va anche bene, per l'amore, cioè dipende da uno che obiettivi c'ha. Diventa una cosiddetta americanata, si usa dire, no? Esatto. Cioè una roba Sì, piuttosto. pistole che sparano 35 colpi di fila senza cambiare caricatore, cioè cose un po' Sì, che retrocedute. buttano giù, passano da parte a Sì, gli parte, elicotteri. cementi armati come se fossero niente. Sì. Bene, bene. Senti, fai tu una domanda, Maria? Yes, il tuo scrittore preferito e perché? Stephen King, ovviamente. Eh beh, Perché? qui è facile. Qui questo è stato facilissimo per lui, non ci ho manco pensato. Stephen King. Allora, siamo arrivati al fine. Siamo arrivati alla fine. Siamo Ah, arrivati al l'abbiamo detto insieme. fine. Esatto, l'abbiamo detto Hai visto? insieme. Allora, intanto io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato stasera perché comunque, insomma. Tanto ciao Brandon, ciao Ima, già ci salutano, si vanno a fare cena, chi va a prepararsi, insomma, Grazie a voi. per rilassarsi un po'. E bene, io vi ringrazio, noi vi ringraziamo come sempre tutte le sere per tutto il seguito che ci date, ci continuate a dare. Abbiamo fatto dei progetti fino all'anno prossimo, quindi noi siamo veramente contentissimi con Maria. Per questo, insomma, successo di questo format. Vi ricordiamo che tutti i venerdì siamo su Twitch dalle 20 alle 21 con il Salotto Letterario e potrete seguirci e ogni settimana c'è un autore diverso. Potrete vedere le repliche e queste sono le novità ultime, le repliche delle varie dirette su YouTube, mentre
Su Instagram trovate i nostri profili classici, dove reperirci e magari anche chiederci qualcosa. Il mio è chiocciola Yuri Baldacci, tutto scritto piccolo, attaccato. Quello di Maria è Chiocciola Maria Cantarutti, tutto attaccato. minuscolo anche quello. Ceppo, il tuo invece Di Instagram, è? Yes. ceppo trattino minuscolo, ceppo trattino Pandora, Ok, trattino perfetto. basso Pandora. L'underscore, Lui l'underscore. usa TikTok, lui usa Lui usa TikTok, molto quindi devi dire TikTok, quindi TikTok. dici anche TikTok. Ceppo Pandora, mi trovate sotto Facilissimo. ceppo Pandora. Ceppo Facilissimo. Pandora. Poi vi ricordo il canale di Digital Moon, sempre di Instagram, che è chiocciola di Digital Moon, anche quello tutto attaccato e tutto minuscolo. Mentre per gli articoli di Digital Moon potrete andare su www.thedigitalmoon.com, dove troverete tutti gli articoli di tutti gli scrittori che ne fanno parte. Colgo l'occasione per invitare, se vogliono, gli scrittori emergenti, se vogliono fare un'intervista scritta, di contattarmi in privato su Instagram e possono finire sul nostro blog. Perfetto, quindi intervistiamo di persona ma intervistiamo anche per iscritto. Detto questo, vi ringraziamo nuovamente, vi salutiamo, vi diamo appuntamento settimana prossima con il Salotto Letterario, sempre con noi e niente, dalle 20 alle 21 come ogni settimana e vi salutiamo. Sigla, ciao ragazzi! Ciao!